Fratelli, non molto tempo fa, qualche settimana fa, due forse, tre, non ricordo precisamente, ma non ricordo perché non è quella l'importanza di ciò che voglio raccontarvi. Un uomo molto ricco, di grandi possessioni economiche, è un po' difficile in questo tempo trovarne, ma non l'ho trovato io, è lui che ha trovato me. Apprezzando molto l'opera che è nella nostra zona, seguendolo un po' da lontano quest'opera, perché non è qui vicino, lui la segue da lontano, è molto interessato a tutte le attività, in maniera particolare quelle missionarie ed evangelistiche della nostra comunità. Lui tutte le volte, insieme con la sua casa, si rallegra per le aperture delle missioni, per le aperture delle opere, per i luoghi che non hanno comunità e che improvvisamente arriva a loro la notizia che una persona che legge molto attentamente il nostro giornalino. Non molto tempo fa lui ha costruito una casa molto, molto grande. Aveva espresso il desiderio di invitarmi, di farmi vedere questa casa grandissima. Io non ho mai visto una casa così. Sono andato, ho trovato uno scorcio di tempo, siamo stati insieme, ha voluto che io gli raccontassi un po' a proposito dell'Africa, del Burkina Faso, una persona molto attaccata a modo per queste cose. Dopodiché mi ha preso e mi ha, fate bene attenzione alle cose che sottolineo, ai vari passaggi, mi ha preso e mi ha portato e mi ha detto: vieni, voglio farti vedere una casa. Io onestamente non sono una persona che gli piace queste cose, vedere, apprezzare. L'ho fatto per rispetto di questa persona, che ha dei particolari interessi verso l'opera di Dio. E quindi ci siamo messi in macchina, dopo che lui mi ha detto vieni, voglio farti vedere una casa. Siamo arrivati in questa zona, abbastanza lontana da qui, non vi dico dove, vi do un piccolo accenno così potete intuire, è nel nord Italia. E siamo arrivati, subito in questa via mi sono reso conto che quella era la casa, si vedeva subito che era una casa diversa da tutte le altre. Senza che lui dicesse siamo arrivati, io ho detto siamo arrivati. Si vedeva questa casa enorme, cancello, come siamo arrivati, il cancello si è aperto da solo, cosa da poco insomma. Io lo devo aprire ancora a mano a casa mia, però si è aperto da solo, qualcuno c'è, cioè, per me è ancora insomma una cosa particolare. Si è aperto, siamo entrati e quando siamo entrati, pur non essendo interessato a queste cose, sono rimasto per quello che ho visto. Il cancello si è chiuso indietro a noi e siamo rimasti solo io e lui. Il particolare di questa casa era che era tutta bianca esterna, tutto quello che era intorno a questa casa aveva come immagino il bianco proprio puro, insomma. Io avevo il timore anche di avvicinarti ad un muro, no? Ero lì come la guardavo così. E, vieni, mi ha disinserito l'allarme. Voglio dire, mi sono lasciato anch'io prendere
dalla circostanza, pur non essendo un patito per queste cose. Ho pensato dentro di me, e questo è fuori, figurati quando entriamo. Siamo entrati, portone antichissimo, tutti particolari curati al dettaglio, al massimo. Mi sembrava che persino delle schegge avessero valore. Siamo stati in questo piano, la prima cosa che ho notato, i rivestimenti, il marmo, lui con assoluta... poi vi dico perché mi ha detto questo, eh. Voi non andate avanti con i pensieri, se no rischiate di andare oltre. Mentre mi descriveva e mi faceva vedere questo qui, questo qui, questo qui... la prima cosa che ho notato è che su un piano c'erano tantissime stanze, per ogni stanza una persona. E io pensavo, siccome ad ambiente familiare, pensavo, dicevo, però dentro di me si poteva anche risparmiare, no? Per tutte queste persone, voglio dire, insomma, io sono nato in una famiglia dove in una stanza tutti. Non dico così, però voglio dire, insomma, reparto donne, reparto, avremmo, no, fatto una cosa del genere. Invece qua Tizio, qua Caio, qua questo, qua questo, qua questo, tutto bello divisa, divisa, divisa. Per ogni camera un bagno. La guardavo, tutto era spettacolare, fratelli, spettacolare. Non toccavo nulla, entravo nelle stanze e si accendevano le luci, senza che... Forse qualcuno di voi magari è già in questa fase. Io devo schiacciare quando va bene il pulsante per... Entravi e si accendevano, uscivi, dopo un po' si spegnevano. Ti avvicinavi allo specchio del bagno e si accendeva la luce del... Mettevi le mani sotto la fontana e usciva l'acqua. 20 anni fa avremmo detto, io avrei detto, ci sono gli spiriti, dobbiamo fare una preghiera in questa casa. E invece era tutto altamente tecnologico. Però devo dirvi che man mano che lui mi portava, apprezzavo, perché non avevo mai visto una cosa del genere. Dicevo, però, che bello. Poi siamo andati sopra, al secondo piano, più o meno stessa divisione. C'erano dentro, era già tutta arredata, mobili che non immaginate. Siamo andati al terzo piano, ci ha fatto, poi siamo andati fuori, delle vetrate bellissime, da fuori non puoi vedere, dentro, da dentro puoi vedere invece fuori, bellissima. Quello che mi impressionava nel vedere tutto questo è la normalità con cui lui, insomma, mi faceva vedere questo, nel senso che si capiva che era alla sua altezza quello che io stavo vedendo, e lui capiva che non era la mia altezza quello che vedo, ma neppure nei desideri, onestamente. Abbiamo girato intorno e quello che notavo proprio nei particolari, la cura, la scelta per quei particolari, i dettagli. Poi ho iniziato anche a chiedere e mi spiegava che tutto aveva un motivo, tutto seguiva un ordine, alcune cose richiamavano le altre cose, cose proprio che io non avrei mai immaginato neppure che ci fossero in certi ambienti. C'era un sotterraneo anche, il sotterraneo era composto da una probabile, non si sa, ma da una probabile piscina nel sotterraneo. La domanda che ho voluto fare, quanto vale? L'ho fatta alla fine. E la cifra è altissima. Non la so scrivere. Me l'ha detto, ma non la so scrivere. Siamo ben oltre i vecchi 5-6 miliardi di lire. Ma dopo che mi ha detto la cifra, mi ha detto una frase. E la frase è stata questa.
ho lavorato tanto per la mia famiglia. Mi seguite? Ho lavorato tanto per la mia famiglia. Adesso la mia famiglia è pronta per ereditarla. Stasera parleremo della Gerusalemme celeste. Prendiamo le libro dell'Apocalisse e poi seguiamo il discorso. Ricordatevi la prima parola che vi ho detto prima, alziamoci all'impiedi. Capitolo 21, dal verso 9. Dio ci benedica. Amen. Poi venne uno dei sette angeli che aveva le sette coppie piene degli ultimi sette flagelli e mi parlò dicendo, vi ricordate la prima parola che vi ho detto? Vieni, vieni e ti mostrerò la sposa, la moglie dell'agnello. Egli mi trasportò in spirito su una grande alta montagna e mi mostrò la santa città, Gerusalemme, che scendeva dal cielo da presso Dio con la gloria di Dio. Il suo splendore era simile a quello di una pietra preziosissima, come una pietra di diaspro cristallino. Aveva delle mura grandi e alte, aveva 12 porte e alle porte 12 angeli. Sulle porte erano scritti dei nomi che sono quelli delle 12 tribù dei figli di Israele. 3 porte erano a oriente, 3 a settentrione, 3 a mezzogiorno e 3 a occidente. Le mura della città avevano 12 fondamenti e su quelli stavano i 12 nomi di 12 apostoli dell'agnello. E colui che mi parlava aveva come misura una canna d'oro per misurare la città, le sue porte e le sue mura. E la città era quadrata e la sua lunghezza era uguale alla larghezza. Egli misurò la città con la canna ed era, pensate un po', fratelli, 12.000 stadi, cioè 2.220 chilometri. La lunghezza, la larghezza e l'altezza erano uguali, era un cubo perfetto. Ne misurò anche le mura ed erano di 144 cubiti a misura d'uomo, adoperata dall'angelo. Le mura erano costruite con diaspro e la città era d'oro pura, simile a terzo cristallo. I fondamenti delle mura della città erano adorni d'ogni specie di pietre preziose. Il primo fondamento era di diaspro, il secondo di zaffiro, il terzo di calcedonio, il quarto di smeraldo, il quinto di sardonico, il sesto di sardio, il settimo di crisolito, l'ottavo di berillo, il nono di topazio, il decimo di crisopazio, l'undicesimo di giacinto, il dodicesimo di ametista. Le 12 porte erano 12 perle e ciascuna era fatta da una perla sola. La piazza della città era d'oro puro, simile a cristallo trasparente. Nella città non vidi alcun tempio, perché il Signore, Dio onnipotente, e l'agnello sono il suo tempio. La città non ha bisogno di sole né di luna che la illumini, perché la gloria di Dio la illumina e l'agnello è la sua lampada. Le nazioni cammineranno alla sua luce, i re della terra vi porteranno la loro gloria. Di giorno le sue porte non saranno mai chiuse, la notte non vi sarà più. E in lei si porterà la gloria e l'onore delle nazioni, e nulla di impuro. Né chi commetta abominazioni o falsità vi entrerà, ma soltanto quelli che sono scritti nel libro della vita dell'agnello. Signore, ti preghiamo.
Siamo davvero miseri di fronte a una spiegazione così, Signore, eccezionale che abbiamo letto nella Scrittura, ma aiutaci, se non altro, a considerare quello che tu hai preparato per noi. Te lo chiediamo nel nome di Gesù, benedetti in eterno. Fratelli, accomodatevi. Forse qualcuno nella storia si aspettava un finale un po' diverso. Ma noi abbiamo un finale migliore, non diverso, migliore. Siamo eredi di quello che abbiamo letto. E stasera, fratelli, dobbiamo fare alcune considerazioni su questa meravigliosa città. Su questa città che tanti santi hanno desiderato. E quando parlo di santi non parlo solo quelli della nostra epoca, quelli che dal Nuovo Testamento arrivano a noi. Io parlo anche di quelli dell'Antico Testamento. Nell'Antico Testamento non hanno mai sentito parlare della Gerusalemme celeste. Non hanno mai sentito parlare di andare in cielo. Gesù per la prima volta ha detto: io vado a prepararvi un luogo. Gesù per la prima volta. D'altronde Gesù è colui che ha le chiavi del cielo. Nell'Antico Testamento non esisteva nessun personaggio che avesse le chiavi del cielo. Per cui Gesù può dire: io vado a prepararvi un luogo, perché lui è il padrone del cielo. È lui che ha le chiavi e nessuno chiude. Lui apre e nessuno chiude. E se lui chiude, speriamo per nessuno di noi stasera, nessuno può aprire. Questa città, questa nuova creazione, Gerusalemme celeste, tanto agognata, tanto desiderata. Se andiamo nell'Epistola agli Ebrei a capitolo 11, noi notiamo che numerosi uomini e donne di Dio hanno lasciato questa terra, dice il testo, salutando da lontano le promesse, cioè andandosene nelle loro dimore. Sapevano, in cuor loro c'era la certezza che non sarebbe finito così, che la loro fede li avrebbe portati oltre una semplice tomba, oltre una semplice dipartita terrena. E quindi questa Gerusalemme celeste è oggetto di pensiero non solo nostro, ma di tutti i santi, di quelli che ci sono venuti indietro nell'Antico Testamento, di quelli che hanno inaugurato il Nuovo Testamento, parliamo degli apostoli, della prima chiesa, della chiesa primitiva, di quelli che dal primo secolo ai giorni nostri sono stati fermi nella fede e hanno realizzato il dono di Dio in Cristo Gesù, cioè la vita eterna. E se Gesù non torna prima, questa città sarà oggetto di pensiero, di buoni sentimenti, di desiderio anche per quelli che verranno dopo di noi, a partire, preghiamo, per i nostri figli. Amen. A partire, preghiamo per i nostri figli. Preghiamo che i nostri figli crescano con la consapevolezza che Dio ha preparato per noi una dimora eterna. Spesso l'abbiamo cantata nel 426, una dimora non fatta da mano d'uomo, una dimora divina. C'ho mio figlio, quello lì, il più vivace, senza dire il nome, avete capito chi è, che una di queste sere c'è mia suocera a casa e mia suocera parlava con loro del cielo, ce ne andiamo in cielo, ce ne dobbiamo andare. A un certo punto lui si è sentito forse peccatore,
a 7 anni. E nella cameretta non sapeva perché Gabriele diceva, bene, ce ne andiamo in cielo. Noi di là, finalmente, Sara, vabbè, è ingenua, quindi va in cielo così, insomma, senza confessione per adesso. Lui a un certo punto ha detto, vedete che rimango da solo? Gli ha detto, voglio cambiare la mia posizione, no, è cambiata la posizione di Gesù nel mio cuore. Quella sera, giorno dopo, era ritornato a quello. Molti credenti vorrebbero l'eredità in questa maniera. L'eredità che Dio ha preparato per loro, la vorrebbero toccare, la vorrebbero propria, la vorrebbero realizzare, vorrebbero che quell'eredità gli appartenesse in tutto e per tutto, soltanto in momenti particolari. Ma questa è un'eredità che o hai per sempre o non la puoi avere. È un'eredità che grazie a Dio non è soggetta a mutamenti. Se Dio te la dà per sempre. Quello che Dio fa è per sempre. Vieni, vieni. Innanzitutto, per avere questa eredità bisogna accogliere un invito che è partito sulla croce con Gesù e che ancora oggi è un invito impellente, determinante per la vita di chiunque ascolta anche stasera. L'invito è vieni, vieni, se vuoi realizzare questa eredità devi venire. Devi venire alla salvezza, devi venire alla parola, devi venire al pentimento, devi venire al ravvedimento, devi venire alla conversione, devi venire alla fonte d'acqua pura che è in grado di lavarci da tutti i nostri peccati. Alleluia! Vieni, non è possibile per Giovanni gustare, guardare e contemplare se non risponde a questo invito, vieni. Molti la vogliono vedere da lontano. L'eredità celeste bisogna vederla da vicino. No, sulle foto. Avete mai visto quei disegni tecnici delle case? Spesso noi prendiamo qualche locale per affittarlo a culto e quando vado in un'agenzia, qua sicuramente i fratelli dell'edilizia sono molto bravi in questo, ma quando vai in un'agenzia e non hanno le chiavi ti fanno vedere il disegno, dici guarda noi non abbiamo le chiavi, aprono un pezzo di carta e dici questo è il locale, dobbiamo fare sul pezzo di carta il culto, questo è il locale, dici qua, e tu vedi questi disegni così, a volte io imbarazzato, vabbè, qua c'è il bagno, qua c'è questo, tutto sul pezzo di carta. Sembra quasi che sul pezzo di carta dobbiamo poi decidere per. No, no. L'eredità che il Signore ha preparato per tutti quanti noi è un'eredità che non possiamo decidere formalmente. È un'eredità che la si acquista dopo che i nostri occhi hanno visto l'opera di Dio nella nostra vita. È importante, fratelli, realizzare ciò che diciamo. È importante riguardo alle cose celesti che noi le realizziamo per poterle predicare e per poter dire eventualmente ad altri, vieni che ti mostrerò, vieni che ti farò vedere. Vi ricordate i discepoli di Giovanni Battista che a un certo punto videro passare Gesù e Giovanni Battista disse, seguite lui, lui è l'agnello di Dio. C'è stato per un tempo che siete stati con me, adesso il mio compito è finito. Seguite lui. E questi due si mettono indietro, poi a un certo punto non ce la fanno più. È così con il Signore. A un certo punto hai bisogno di parlare con il Signore. Non è vero, fratello? Come si fa a stare una vita in silenzio con il Signore? Come si fa? Come si fa a seguirlo e a non parlare mai
con questa mirabile persona? Come si fa? Come si fa a camminare un percorso magari fatto pure di anni senza mai parlare con una persona? Diventa imbarazzante a un certo punto, no? Vi siete mai andati in una macchina con qualcuno che non parla mai? È meglio prendere un pullman, o no? Tu vai in macchina, io che sono così aperto che devo sempre dire qualcosa, e la persona a fianco che non parla, non fiata, tu non sai se è vivo, se è morto, se è dall'altra parte, se sta sognando, niente, è imbarazzante. Io non vorrei che lo Spirito Santo si imbarazzasse con qualcuno di noi perché noi non parliamo mai con Lui. Lo Spirito Santo è un grande dialogatore, prenderà del mio e ve lo annuncerà. Noi vogliamo le cose di Gesù stasera, vogliamo che lo Spirito Santo prenda dal cielo stasera e ce le dia le cose celesti, perché di quello noi abbiamo bisogno. Dove abiti? Gli dissero a Gesù. Dove abiti? E Gesù, vi ricordate cosa ha detto? Ti scrivo la via, poi qualche volta mi viene a trovare. Dove abiti? Lontano, un po' lontano. Dove abiti? Un giorno ci mettiamo d'accordo. Venite e vedrete. Gesù è ancora così stasera. C'è qualcuno che vuole conoscere Gesù? Vieni e vedi. La porta di casa di Gesù è sempre aperta. La porta della grazia è sempre aperta. Quanti di noi peccatori, nel giorno in cui hanno voluto entrare nella grazia, sono entrati liberamente? Quanti, fratelli? Possiamo testimoniare che nel giorno in cui abbiamo detto ma sì, andiamo a casa di Gesù, abbiamo trovato la porta chiusa? C'è qualcuno che ha trovato la porta chiusa? C'è qualcuno che ha visto Gesù dietro all'uscio, nello spioncino della porta, che ha detto chi è? Non ha detto per caso a me come a voi e come a chiunque stasera, chiunque viene, io non lo caccerò fuori? Non ha detto così? E guardate che a Napoli si dice a botte fa così, cioè il Signore a volte di fare sempre vieni, 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 guardate quanta gente è entrata nella sua casa. Guardate, giratevi, guardate quanta gente è entrata nella sua casa, e per lui non è un peso, per lui non è un peso, perché lui ha un progetto glorioso fatto di tante stanze. Lui non ha creato un'ammucchiata, lui ha creato una straordinaria opera dove ognuno di noi avrà la sua dimora. Alleluia. Ecco perché io non riuscivo a capire come mai questo qui avesse creato una stanza per quello, una stanza per quello, una stanza per quello. Alla fine lo Spirito Santo voleva dirmi un po' di cose e io non me ne reso conto. Da uomo carnale avevo pensato altro, ma da uomo spirituale ho capito che lo Spirito Santo ha speso parecchio, che Cristo Gesù non ha badato a saldi, a spese, ha versato il suo prezioso sangue perché io e te un giorno potessimo godere un'eredità superna, altissima, di grande pregio. E se avete notato, se avete notato, questa città ha una descrizione nei minimi particolari, è curata al massimo nelle fondamenta, nella costruzione, negli arredi, le porte. E per ogni cosa di questo, per ogni cosa di questo, è stato speso parecchio, qua si parla di tutte pietre preziose. Persino nel fondamento, dove non si vede. Persino nel fondamento di questa città ha voluto metterci delle cose preziose. Dio non fa l'opera sua, non è una questione di apparenze. Ci sono delle belle case che non hanno durato molto,
soprattutto in meridione abbiamo sentito tante volte delle notizie, no? Attraverso i giornali, e poi dopo si è scoperto che no, Dio non bada all'apparenza. Quello che lui fa, per quello che si vede, per quello che non si vede, sono cose speciali, cose che solo lui può fare. Vieni, l'invito. Solo chi è stato invitato può entrare in questa città. Se c'è qualcuno in mezzo a noi che non è stato invitato, stasera c'è un invito anche per te. Non potrai entrare in un'altra maniera. Tanto i miei pregheranno quando sarò morto, tanto ho fatto il voto, tanto no, le mura sono troppo alte. Nessun uomo potrà farti scavalcare da queste mura così in alte. O si entra per la porta o non si entra. E la porta ha un nome. Gesù. Lui è la porta. Dobbiamo passare per lui. A volte è per alcuni incomprensibile, è più facile passare per porte che hanno altri nomi che passare per lui. Ma è così bello. Vi ricordate quando siamo passati per la porta di Gesù, come è stato bello? Avete sentito per caso maltrattamenti? Per caso mentre passavate per la porta Gesù qualcuno vi ha chiesto soldi? E vi ha detto: accendi queste candele, dai le offerte, perché altrimenti non può, se fai questo verrà. Per caso vi è stato detto così? O siete entrati gratuitamente? O mentre camminavate venivate addirittura incoraggiati a spedire il vostro passo, perché Gesù ha un carico meraviglioso nella nostra vita. Vieni e ti mostrerò. Se vuoi vedere, devi venire. Se non vuoi venire, non vedi niente. Vuoi che stasera ti venga mostrato qualcosa? Devi venire. Devi venire a Gesù. Devi venire a Lui. Devi venire a questa amabile e ammirabile persona. Se vuoi che ti venga mostrato qualcosa. Mostrare è un termine che indica. Ecco perché prima nel racconto vi dicevo: fate attenzione a quelle frasi che vi dico. Questo termine mostrare indica qualcosa che tu vedrai e non potrai fare a meno di rimanere meravigliato. Fratelli, su questa terra non c'è uno che non potrà rimanere meravigliato quando entrerà in cielo. Vieni, vuoi venire stasera? Vuoi venire? E ti mostrerò che cosa? La sposa. Ti mostrerò la sposa. L'abbiamo già detto tante volte. Quando c'è un matrimonio, tutti corrono dalla sposa. Dallo sposo nessuno, a parte il pastore quando apre la chiesa. Però tutti quanti, verso la sposa. E in cielo, quasi quasi anche loro: vieni e ti mostrerò la sposa. Però guardare la sposa, in questo caso, significa guardare lo sposo. Perché tutto quello che ha la sposa ce l'ha perché lo sposo ha investito. Ritornando alla casa, questo è il frutto del mio lavoro. Ho una famiglia e adesso la mia famiglia può ereditare. La sposa di Cristo viene dalla terra, non c'ha nulla, nulla, tutto quello che ha ce l'ha perché lo sposo è ricco. Perché suo marito è un marito speciale. Suo marito è Gesù.
E qui viene chiesto addirittura di andare per vedere, che bel termine, la moglie dell'agnello. La moglie dell'agnello. Fratelli, siamo chiamati la moglie dell'agnello. Alleluia. Ma sapete che vuol dire essere la moglie dell'agnello? Non siamo i cugini dell'agnello, i conoscenti dell'agnello, i vicini dell'agnello. Siamo la moglie dell'agnello. Alleluia. Sapete cosa indica questo termine? Indica che nessuno può avere comunione intima, profonda, indissolubile come ce l'ha la Chiesa con il Figlio di Dio. Nessuno ha questa comunione. Questo è il privilegio di essere Chiesa. Questo è il privilegio di essere salvati. Questo è il privilegio di aver avuto gratuitamente il perdono di tutti i nostri peccati. Questo è il privilegio di essere santi, di santificarci. Non è gravoso santificarsi, è meraviglioso, perché siamo la moglie dell'agnello. Alleluia. E ditemi voi, fratelli, in una casa conta o no la moglie? No, non me lo dite voi, me lo dicono loro. No, perché ho visto già che... Sorelle, conta o no la moglie in una casa? Sì o no? Questo non vale per il cielo, ma vale per la terra. Conta solo la moglie in una casa? Conta o no? E voi che dite, in cielo la moglie conterà o no? Tutto questo viene preparato per lei, per la Chiesa, per il suo popolo. Quanta passione questo sposo ha avuto per sua moglie, per la sua sposa. Quanta passione. La moglie dell'agnello. Alleluia. Vieni e ti mostrerò. Ho pensato, ti mostrerò. Quindi vuol dire che chi va vedrà qualcosa che è già pronto. Non dice vieni e faremo, ma vieni e ti mostrerò. Cioè Giovanni, salendo in alto, vedrà qualcosa che è già pronto. E chi l'ha preparato? Chi l'ha preparato? Chi ha fatto tutto questo? Quando la famiglia di questa persona andrà in questa casa e vedrà tutto questo, andrà sicuramente i figli dal padre, la moglie dal marito, e gli dirà: che bello tutto questo. Oppure gli dirà: chi te l'ha fatto fare? A lui. Ma qui c'è un'opera che è già pronta. E allora, per capire chi l'ha fatto, dobbiamo andare indietro qualche anno, qualche secolo. Dobbiamo andare indietro quando Gesù si stava iniziando a licenziare dai discepoli. È necessario che io me ne vada. Dove vado io ora, voi non potete venire. Però vado a... Chi l'ha fatta questa Gerusalemme? Vado a prepararvi un luogo. Dove vado io? Ci sono molte stanze, molte stanze, molte stanze. Difatti sembra che dal punto di vista umano questa città sia in lunghezza, in larghezza, in altezza 2220 chilometri. Fate un po' un calcolo approssimativo e vi rendete conto che questa città è abbondantemente più grossa dell'Italia, almeno in lunghezza. Questa lunghezza, poi raddoppiatela per la larghezza e poi triplicatela per l'altezza. Ce ne andranno di gente, eh? Ce ne andranno di persone, eh? O no? Ci sarà spazio per le persone, ci sarà spazio.
perché verranno dagli estremi confini della terra, da tutti i luoghi, dovunque i missionari, i discepoli, gli apostoli, i predicatori, gli evangelisti sono arrivati, dovunque è stato fatto spiritualmente un rogito da questa terra, altre anime passeranno nella gloria celeste. E Gesù lo sa, Gesù lo sa, andate. Vi ricordate quando Gesù ha detto andate? E dite di venire perché la mia casa deve essere piena. La mia casa deve essere piena. Alleluia. Ci sarà una folla incredibile, fratelli. Quante conoscenze dovremo fare? Eh? Quante conoscenze dovrete fare? Immaginate, fratelli, quante conoscenze. Converrà iniziarlo a fare già qua e quindi a stare più spesso con la Chiesa. Perché tanto quelli che vivrai, vedrai qua, li vedrai anche nel cielo. Stai tranquillo. Non vedere i difetti e per i loro difetti li mandi all'inferno, tu, non ti preoccupare. Perché lo Spirito Santo, fino alla fine, lavorerà nella vita nostra, come nella tua, e porterà a compimento l'opera che Lui ha iniziato quando abbiamo creduto. Vieni, solo altri piccoli particolari e dettagli, e poi vado verso la conclusione. La Gerusalemme celeste la si può vedere soltanto se Giovanni si lascia condurre su una grande e alta montagna. Per vedere questa Gerusalemme, Giovanni deve salire su una grande e alta montagna. Fratelli, quanti di voi vogliono vedere Gerusalemme? Nessuno? Quanti di voi vogliono vedere Gerusalemme? Ci dobbiamo santificare. La montagna ci parla di appartarci. Vuoi vederla? Ti devi santificare. È l'unico mezzo che sulla terra, dopo la che è conseguenza della salvezza, che ci permette di vedere a faccia il Signore. Vieni! Mi trasportò in spirito su una grande e alta montagna. Grande e alta. La santificazione non deve essere, come dico spesso, a saldi, a mezza statura. Non te la devi creare tu nella mente. Secondo me, bene così. E la mia visione è questa. E che ce ne importa della tua visione? Come a te che te ne importa della mia visione? Questa è la visione che ci permetterà di vedere Gesù a faccia, questo è un libro che non è tramontato, non passa, tutto passerà, la sua parola non passerà già mai. Se desideri sentire stasera il desiderio maggiormente di questa eredità, lasciati appartare. Lo Spirito mi trasportò, è lo Spirito Santo che opera la santificazione nella nostra vita. E mi mostrò la santa città. Se lo sposo è santo, la sposa altrettanto. Mi mostrò la santa città, Gerusalemme. Il primo particolare di questa città, che scendeva dal cielo. Ma come scende dal cielo? È un'opera di Dio, la Chiesa è un'opera di Dio. La Chiesa è un'opera di Dio. È l'opera di Dio, amala con tutto il cuore. Amare la Chiesa significa amare la moglie dell'agnello. Dare la vita per la moglie dell'agnello è come dare la vita per l'agnello. Che dici, il marito sarà contento se vieni con gioia dalla moglie? Che dici? Lo sposo sarà felice se ti dedichi alla moglie, se ti dedichi per la sua causa su questa terra.
Vi voglio ricordare che la Chiesa vive costantemente appoggiata allo sposo. Chi è questa donna che sale dal deserto, il Cantico dei Cantici dice, appoggiata al suo amico? Chi è? Chi è questa donna? Aveva delle mura grandi e alti, segno che lì non c'è più pericolo, fratelli. Dio è la nostra protezione. Sarà una meraviglia. Non dovrai più temere. Non dovrai più turbarti. Ringraziamo Dio che il Signore ha scampato il fratello. Il fratello ha avuto il rischio reale di non esserci più. Il Signore l'ha guardato, ringraziamo Dio. Quando saremo là non avremo più questi pensieri. Non avremo più timori. Mura grandi, alte, sulle porte c'erano scritti i nomi delle 12 tribù dei figli di Israele e sui fondamenti i 12 nomi dei 12 apostoli. Israele, la presenza di Israele e la presenza della Chiesa. In questa città entrerà la Chiesa e il popolo di Israele ravveduto. Dei due popoli Dio farà un solo popolo. Questo mostra che Dio sta portando avanti il suo piano anche per Israele. Amiamo questa nazione, preghiamo per questa nazione. E questa poi, ognuno di voi, insomma, ecco, legga e si rilegga tutte le cose, tutte le caratteristiche, tutte le cose belle che adornano questa città. Questo è per quanto riguarda la descrizione della città. Ma come sarà la vita della città? Vi siete mai chiesti cosa faremo poi là? Ve lo siete mai chiesti? Cosa faremo là? Una volta che siamo entrati là, cosa faremo? E qualcosa c'è scritto. Intanto nella città non ci sarà tempio, non ci sarà locale, non ci sarà una chiesa nella città. Quindi non ci saranno orari di culto, non ci saranno attività di culto. Sapete perché? È molto semplice. Come non ci sarà un locale, un tempio, non faremo il culto? Non c'è più bisogno. Il tempio non c'è perché Dio sarà in mezzo a noi. Tu perché vai nella casa del Signore? Per incontrare? È lì chi vuoi incontrare? È in mezzo al popolo. Dio è in mezzo al popolo. Cammina. Tu uscirai, non lo so, al mattino e vedrai Dio in mezzo alla città. Ti farai una passeggiata e vedrai l'agnello che cammina. Andrai a ovest, a est, a sud, a nord, non lo so dove andrai. Se esisterà un sud anche lì, non lo so. Ma dovunque andrai, la presenza di Dio invadirà la città, alleluia. Sarà un'unione indissolubile. Il matrimonio è un'unione indissolubile. E anche il matrimonio celeste sarà un'unione indissolubile. Dove vedrai la sposa, vedrai lo sposo. Dove vedrai lo sposo, vedrai la sposa, alleluia. Perché il Signore, Dio Onnipotente e l'Agnello sono il suo tempio. La città non ha bisogno di sole, né di luna che la illumini. Ci penserà l'Agnello. Quando vedremo una luce inaccessibile, non dovremo più dire, guarda che bel sole che c'è oggi. Guarda che bello l'Agnello oggi. Guarda quanta luce emana Dio in questa meravigliosa terra. Le nazioni cammineranno alla sua luce, qualcosa si farà, e i re della terra vi porteranno la loro gloria. Le nazioni, questo testimonia che la salvezza di Dio è arrivata fino agli estremi confini della terra. E questo mette in evidenza l'opera mirabile che il Signore farà in quel tempo. Le nazioni cammineranno alla tua luce, i re allo splendore della tua aurora. Alza gli occhi,
guardati intorno, tutti si radunano e vengono da te, i tuoi figli vengono da lontano, arrivano le tue figlie portate in braccio. Allora, quando saremo lì, guarderai e sarai raggiante, il tuo cuore palpiterà forte, che bello, il tuo cuore palpiterà forte e si allargherà, la nazione verrà verso di te, una moltitudine di gente invaderà questa città, entrerà in questa città. Ci saranno anche i figli dello straniero per onorare il nome del Signore tuo Dio, del Santo di Israele, che ti avrà glorificato. E infine, di giorno le sue porte non saranno mai chiuse, la notte non ci sarà più, e in lei si porterà la gloria e l'onore delle nazioni. Fratelli, quante testimonianze dovremo sentire? Quante testimonianze, le più svariate, quante ne sentiremo? E nulla di impuro, ascoltate bene quello che dico adesso, né chi commetta abominazione o falsità, né chi commetta, fate bene attenzione al tempo del verbo, né chi commetta, non dice né chi ha commesso, né chi commetta. Chi ha commesso e ha accettato Gesù e Gesù l'ha perdonato, tutto è stato cancellato. Ci crediamo? Ma chi commette è chi non ha accettato ancora Gesù. Commette iniquità chi è lontano dalla grazia. È in questa condizione di peccato chi è lontano da Dio. Se tu sei in questa condizione, che ti costa? Nulla. Che ti costa? Signore, perdoni i miei peccati. Che pensi? Che lui è arrabbiato? Se fosse arrabbiato, ci sarebbe solo polvere su queste sedie. Ma siccome siamo belli, vivi, vegeti, stiamo glorificando il Signore, vuol dire che la sua grazia si è rinnovata anche stamattina. Che bello stare nella sua presenza, certo che è bello, ma è bello perché la sua grazia ci permette questo. Non vi entrerà, ma soltanto quelli che hanno scritto il loro nome nel libro dell'agnello. Si passerà per la porta, qualcuno ti dirà come ti chiami, quando dirà il tuo nome, se sei stato salvato. Non hanno bisogno di vedere, non hanno bisogno se sei stato salvato in una lista, non hanno bisogno, perché i nostri nomi sono conosciuti di là. Gesù è morto per noi, fratelli, è Gesù. Guarda che adesso viene il ladrone della croce, fatelo passare perché ha creduto in me. Così Gesù fa, vieni, oggi sarai con me in paradiso. Guarda che adesso viene quello, ha creduto, quello lì, ha fatto una bellissima esperienza, fallo passare. Sarà un problema per chi non è, per chi arriverà fin lì e il suo nome non è scritto nel libro della vita, dell'agnello, nel libro della vita dell'agnello. Chiniamo il capo, fratelli, e preghiamo.